Ah, ci siamo fermati a far tappa caffè, plin plin, e poi ripartiamo, tanto c'è un incidente che rallenta di 30 minuti, quindi ce la prendiamo con calma. Ce la meniamo. Bellino. Ligure. Per voi sono passati secondi, per noi sono passati 100 e passa chilometri, quasi 200, ancora un po' di strada e siamo arrivati. Siamo quasi, ragazzi. Il tempo sì, siamo schivati piogge grandine, però non è bellissimo. Mi sa che era meglio non riempirlo il tappo. No, ma neanche scatta che inizia a perdere. Basta, non torna più. Non capisco, per l'altro giorno non l'ha fatto. Ogni tanto lo fa, ogni tanto no. Fa il colabrodo quando faccio il pieno. Ogni tanto, ancora prima di arrivare pieno, esce dal troppo pieno. Boh, non lo so, vabbè. Comunque, sta di fatto che eravamo quasi arrivati, ma siamo usciti dall'autostrada per andare a ritirare la posta. 1,599 e abbiamo fatto il pieno, già che siamo fuori dall'autostrada, 1,599, perché poi domani ci aspettano altri 8.640 km che dovremmo riuscire a fare con un pieno. Però non meglio 1,3. Sì, magari fare 8.000, quello col tappo aperto, bro. 8.600 km con un pieno. Prendo il marciapiede. Per tagliare le gomme. Vabbè. Andiamo a ritirare la posta, va. Tecnomat di Brescia. Anche qui veniamo a ritirare la posta. Devo prendere due pezzi di legno e devo fare una modifica nel garage di casa su quattro ruote. Ma sempre fare modifiche. Bisogna sempre migliorare. Bisogna che abbasso la tavola dove sono i monopattini, perché ho notato che faccio un soppalco su soppalco. Perché ho notato che ora per prendere le sedie, per prendere i monopattini, devo togliere la scala telescopica, togliere il monopattino di chili, togliere il pannello flessibile, togliere le scale e poi arrivo ai monopattini. E questa cosa non mi piace perché ci proibisce tante volte di prendere i monopattini. Devo ritirare la posta, manchio ma. E quindi bisogna migliorare questa cosa a tutti gli effetti, su. Eravamo entrati per i legni e abbiamo già preso roba di tuberia. Non so se ci mettiamo a suonare per strada. Tu? Sì, faccio... No, lo scarico dal bagno, che avevo messo questo, se vi ricordate, quello cromato, che poi ci abbiamo messo la piantina intorno, solo che era un po' flessibile e delicato, spingi oggi, spingi domani, si è rotto, quindi già rifare lo scarico del bagno. Qua facciamo disgrazia, perdite d'acqua. Io c'ho, già non c'ho un punto che non c'è roba. Allora, siamo arrivati nel reparto falegnameria. Dobbiamo farci tagliare tutta questa tavola, perché rifacciamo il pezzo sopra la dinette, quello che avevo messo la tavola troppo spessa e quella la uso per altri lavori, e un pezzo per fare il soppalco del garage, e con la rimanenza costruirò delle batterie, che è work in progress, lo vedrete. Siamo arrivati nell'area di Brescia, là è dove c'è il carico e scarico, che è su terra con fontanella sempre aperta, uno spreco di acqua assurdo. Io mi sono venuto a mettere un attimo qua, tanto come vedete non c'è nessuno, questo è il cimitero. Dice Bernice, per fare i due lavoretti a casa su quattro ruote. Allora, ho già rifatto la tavola sotto la dinette, ora bisogna togliere tutto qua sopra, abbassare la tavola, mettere di nuovo la tavola e fare poi il soppalco per le sedie. Perché vedete, se ora devo prendere i monopattini, ho dovuto già togliere il pannello flessibile, la scala, questa telescopica che è qua, il monopattino di Cree, togliere le tre sedie e poi posso arrivare ai monopattini. È troppo tempo, è troppo dispendiosa la cosa e non mi piace più. Quindi voglio cercare di ottimizzare le cose, e cosa faccio? Abbassando questo qua piano, abbasso i monopattini, metto un'altra tavola qua per le sedie, in modo che i monopattini rimangono da soli in questo piano qua e le sedie rimangono sopra da sole. Vediamo se ci riusciamo. Work in progress. Tolto già la tavola dei monopattini e abbassato già tanto così per poi fare il ripiano dopo. C'è di tutto in sto camper. Questa è la tavola dei monopattini, quella che sorregge Pippo. Non ne posso più, ragazzi, c'è troppa roba. Diciamo che anche questa dovrebbe sparire, perché è il kit membership che dovevamo fare già giù in Sicilia, che non abbiamo più fatto, ed occupa un bello spazio ed è un bel peso, perché saranno 30 kg di roba messi lì. Tutto solo la scatola membership. Quindi non ci fosse questa, avremmo uno spazio comunque molto più... cioè avremo più spazio. Dobbiamo trovare la soluzione per fare anche quello il prima possibile, sia per beneficio del camper e sia per... toglierci sto malloppo di peso e di ingombro. Eh sì, ci vuole. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Monopattino, soppalco e sedie. Così se vuoi prendere i monopattini li prendi da soli, se vuoi prendere le sedie li prendi da soli. Speravo che venisse più basso, che ci stesse anche la scala mia telescopica, però più di così, vedete, sono al millimetro tutto quanto. Di più non potevo fare. Avrei dovuto abbassare ancora, ma poi non ci sto sotto con le cassette degli attrezzi, quindi niente. Ora
Jessica ci sta preparando cena. Dobbiamo ancora tagliare i legni per la batteria. No. Eh sì. No. Eh sì. No. Sì sì. No. E che bello. Finite le ferie, ragazzi, direi che l'avete capita. Ferie non ce n'è più. Bernie e Pippo è lì con Jessica che preparano l'insalata. Ne? Cosa mangia il mio bambino? La mela. Cristian stasera si mangia due teneroni. Noi abbiamo l'insalata e la minestra. C'è lo squacquerone, c'è. Vabbè, un po' di minestra, un po' di squacquerone. Tu un non po' la di minestra, ieri sera di nuovo la minestra. Io, allora, se non la vuoi me la mangio io, non è un problema. Quale fa? Quale hai preso? Quella col farro. Cenetta fatta, oggi si può dire che praticamente sono finite le ferie, però avete visto abbiamo già fatto lavoretto a casa su quattro ruote. Domani inizia una nuova giornata, una nuova settimana e inizia già durissimo, lo vedrete col prossimo episodio, ragazzi. Infatti andiamo a Nanna, mi vado a fare una bella doccia e poi Nanna, e domani c'è da trottare i cavalli, perché non è mai, non bisogna mai stare fermi. Sapete, casa su quattro ruote sempre in azione. Buongiorno mondo, come iniziare bene la giornata se non spendendo 2000 e passa euro? Cosa è successo? Nuova aria condizionata, abbiamo optato questo modello. Cosa è successo a questo che abbiamo appena montato 10 giorni fa? Che impazzisce, si accende e si spegne la luce da solo, si accende e si spegne il motore, fa cose che non deve. L'unica cosa di bello che aveva è il wifi. E comunque quando era acceso funzionava bene, aveva una bella potenza. Siccome a me queste cose non piacciono, e visto che per fortuna l'avevo preso su Amazon e c'ho tempo per restituirlo, ero qua a Brescia, siamo andati da Camping Life, ho preso il Dometic, era l'unico che avevano, perché poi c'era il Telair, era quello più potente, però poi era troppo potente, quindi ho optato per questo. Più che troppo potente, il problema è che non ci siamo trovati bene anche. No, sì, soprattutto con Telair non mi ci sono trovato bene, perché quello che avevo appunto è durato 2 anni, 3 scarsi, e mi fa strano che in così poco si devono rompere con quello che se li fanno pagare. Volevo provare il Mechatronic MacAir, ma non c'è disponibilità perché siamo ancora sotto ferie, cose varie, quindi era impossibile trovarlo. Ho chiamato diversi, sono anche toscano ho chiamato, immaginate fin dove sarei arrivato. Nessuno ce l'aveva in casa, bisogna chiamare, vabbè. L'unico che ne avevamo disponibile, uno pronti via, questo, sono andato a prenderlo, punto. Ora dobbiamo smontare e fare il reso, e in più, già che abbiamo cambiato modello. Siccome noi avevamo fatto, ricordate? Non si vede. La capannina sui pannelli che l'avevo messi inclinati. Ho optato per non fare il cambio con uno uguale a questo, perché essendo che è troppo largo non vorrei che lì al collaudi in Spagna mi rompono le scatole che lo vedono inclinato. Ma Andrea, ci mettiamoci all'opera, perché già che il tempo oggi è mezzo nuvolo va già bene. Allora, lavoretto terminato. Si sente di più esternamente questo modello, ma meno internamente. Dometic, i pannelli sono tornati alla loro posizione. Ora vi faccio vedere internamente com'è. Fuori è già tutto finito. Abbiamo dovuto fare di corsa perché il tempo minaccia piogge. Per fissare tutto, silicone, pannelli, bisognava far veloce. Andiamo dentro e vi faccio vedere com'è dentro. Questo è il design interno. Non è che mi faccia impazzire, nel senso sembra quello dei centri commerciali. Fa anche da deumidificazione. L'hanno fatto bianco anziché beige, quindi più carino. Ma non gli hanno fatto più le alette che si... cioè non puoi chiudere le alette perché rimangono sempre aperte, e prima le potevi anche direzionare destra e sinistra, quindi hanno semplificato e aumentato i costi. Dometic! E questo è quanto. Però hanno fatto anche il telecomando più figo, ragazzi. Nero, Boh, vabbè. Speriamo che faccia quello che deve fare, perlomeno. Ora andiamo a mangiare. Già si è andata a prendere delle alettine all'Eurospin e via. Loro non gli piacciono? No. A me però... scrissono, sì. Buona, abbiamo fatto il pacco, confezionato, è confezionato. Ora andiamo al Bartolini, abbiamo finito di mangiare al volo e lo consegniamo, così ce lo togliamo di mezzo. Allora, siamo arrivati a Bartolini, pacco lasciato e ci siamo tolti una crosta, perché comunque sono 40 kg da avere in camper che giravano, e sono 1200 euro più 60 euro di spedizione che ho dovuto pagare io e mi deve essere rimborsata. Speriamo che non facciano storie. Bon. Ora ci muoviamo. Allora, autostrada Rovato, direzione Milano, ovvero meglio Lecco.
Siamo arrivati nell'area gratuita comunale, vicino a Lecco, bella. C'è solo due parcheggi, sono un po' storti, quindi bisogna mettere i tacchi. C'è il carico e scarico, c'è la corrente, tutto gratuito. Ora facciamo merenda, caffettino, una crostatina, un po' di dolcino ci vuole ogni tanto. E poi andiamo ad assemblare una bambina, diamo vita a una bambina. Cioè, devo dar via età a un po' di bambine. Però subito una, è work in progress, basta ferie, ora mi vedete di nuovo trabaccar, così. Siete contenti, che lavoro, io non sto con le mani in mano. Anche se non lavoro negli altri, lavoro nel mio, quindi ferie io non le posso fare. Perché devo fare le ferie? Ma le hai fatte? Ne una settimana. Ma se lavori in fabbrica fai pochi questi giorni di ferie, porca miseria. Vabbè. Ma merenda e poi andiamo a fare qualcosa. Arrivati nell'area, abbiamo fatto un po' di lavoretti. Christian ci ha preparato cena mentre io e Jessica eravamo fuori a tagliare legna, a far casino. C'era la quiete in questo posto, siamo arrivati noi. Ci ha fatto le trofie al pesto. Questo è il look notturno. Acceso, notturnamente. Sembra di stare in nave. Sembra di stare in nave. Sei contenta? Se sei contenta te, sono contento anch'io. Come dice Claudia Roberta sempre. Hai visto. Risveglio da quelli dell'area qui vicino a Lecco. Non ricordo se ve l'avevo fatto vedere. Questi sono i due posti, lì c'è gli attacchi anche delle correnti. Lì ci sono quattro spin da fare il quad core se ti vuoi caricare il telefono, cose del genere. Qui c'è una griglia immensa dove scaricare grigie nere. Che non c'entrare il buco è difficile, direi. Guardate quanto è grosso. Poi qua si apre lo sportelletto e si può fare il carico senza problemi. C'era già il tubo giallo, ma io non ci arrivavo, quindi ho attaccato il mio. Ora stiamo scaricando e carichiamo. E poi 8 km e siamo arrivati. Allora, ci siamo spostati di 8 km. Abbiamo già tirato fuori tutto, avete già capito cosa dobbiamo andare a fare. Oggi andiamo a mettere mano a questo laicone. Vamos! Allora, ci stiamo già mettendo all'opera. Stiamo capendo come posizionare gli apparecchi. Qua avete c'è il bambino. Si vede il bambino? No. Fai vedere il bambino. Il piccolino. Poi fai vedere dentro tutta l'attrezzatura. Stiamo capendo innanzitutto dove e come posizionare al meglio per ingombrare meno spazi possibile e via dicendo. Non è facile perché spazio ce n'è poco e niente, però in un modo o nell'altro bisogna posizionare tutto. Top. Tutti questi saranno gli apparecchi che saranno montati in questo bel impianto. Cosa c'è? Dai un bacino, mamma amore. Dai un besito alla tua mamma, dai. Dai un besito. Dai, vuoi la nocciolina? Eh? Ah, con la nocciolina mi dà il besito con la nocciolina. Che bravo che gli mi dà il bacino perché gli ho detto che gli do la nocciolina. Ruffiano che non sei altro. Stai lì che adesso te la dà la mamma la nocciolina. Stai lì. Dai bacino. Monnello viziato che non sei altro, dai che ce la fai su. Viziatello, dov'è papi amore? Dove è andato papà? Papi, bravo, chiamalo che arriva. Cucù. Tete. Cosa stai facendo amore lì? Cosa cerchi? C'è niente, eh? Cucù. Cucù, non c'è niente lì. Cosa cerchi? Non mi toccare le mie campanelle. Non toccare le mie campanelle. Beh, sì. Sì, sì, allora non toccare. Non toccarle. Pippo. Non fare il furbo, eh? Che te metto, eh? Oie! Oie! Di meno, eh? Cosa c'è? Cosa tocchi lì? Non gridare. Shh.
Zitto. Oh yeah. Mo. Ne. Li. No. Pippo. Pausa pranzo, costina al sugo con peperoni oggi, voilà. L'avevi già fatta vedere tu mica? No. Eh? Bello, non l'avevo mai provate così con no. I peperoni. Buon appetito a tutti. E dopo continuiamo i lavori sull'icona. Suonano le campane, è arrivata l'ora di staccare la spina. Domani poi facciamo vedere fin dove siamo andati avanti. Ora stiamo rientrando, ci facciamo una bella doccina e siccome il padrone del camper ha una pizzeria a 400 metri. Io sono già pronta. Noi no. Andiamo a mangiarci una pizza da lui perché Jessica ha guardato le recensioni e sono buone. Quindi andiamo a provarla e ve la facciamo vedere anche a voi, così almeno se è buona e ne vale la pena, venite a Lecco a mangiare la pizza da lui. Docce fatte, ci stiamo incamminando. Il camper è là dietro e qui a 300 metri c'è la pizzeria, quindi comodo il parcheggio e comodo andarci a piedi perché 300 metri si possono fare. Siamo arrivati nel localino, si chiama Pizzeria La Veranda. Abbiamo già ordinato, ora vediamo poi le pizze, le proviamo e vi diciamo. Poi dopo quando usciamo facciamo vedere anche fuori com'è l'insegna di tutto. Lo trovate più facilmente. Sì. Ora ci mangiamo la pizzetta. Pizze arrivate. Christian e Jessica hanno preso tipica col nome La Veranda, che c'è pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi e speck. Io invece ho preso la Non mi baci più, tonno, cipolla, acciughe e capperi, pomodoro e mozzarella. Adesso ho scoperto perché non mi baci più. Buon appetito. Buon appetito. Allora, direi che di tre piatti è avanzato qualche bordo, però molto buona, particolare ma buona, quindi consigliato. Consigliatissima perché è molto fine, però non rimane molle, è bella croccante. Leggera. Leggera, digeribile, mi è piaciuta tanto. Sì. Voto 10. E le recensioni ne parlavano bene, quindi a maggior ragione. E anche se particolare, all'impatto potresti dire invece poi è buona, top. Ora vediamo se c'è il dolcino e poi ce ne andiamo a casa. Sì. Pippo è stato tutto il giorno fuori, eh? Oh, amore mio bambino, però devo spupacciare un po'. Però ti aspetta. Andiamo a lì. Dolcino arrivato, meringata tartufata, qualcosa del genere, il mini bro anche. E la torta della nonna, è presa una torta limone. Buona? Allora ragazzuoli, siamo arrivati in camper, abbiamo mangiato anche il dolcino, abbiamo salutato e poi abbiamo fatto due chiacchiere, quindi mi sono subito. Sì, ora ti faccio uscire. Della serie, allora! Balla. Vuoi uscire, amore? Comunque stavo finendo di dire che non vi ho fatto vedere fuori il locale, mi sono dimenticato, sono una frana. Poi era notte, quindi non è che si sarebbe visto bene. Sì, diciamo che c'è anche buio, quindi si sarebbe visto poco e niente. Magari domani le scuse. Domani. Sono stanco. Dai, poi domani se ci passiamo lo facciamo. Eh sì. Ora facciamo uscire il Pippotto, me lo spupazzo un po' e ci vediamo domani. Buonanotte a tutti.